Ancora alla Camera? Sì, sono ancora alla Camera, c'è ancora discussione con State la Jacobiti. facendo Sì. la legge di bilancio? Che cosa? No, no, la legge di bilancio adesso in questo momento stiamo parlando di quella sugli animali. Ah, ok. Allora, un attimo, perché allora, mi dispiace di disturbarla, però io non ho capito, ma probabilmente non l'hanno capito in molti, quel tweet di ieri. Lei un po' l'ha spiegato. Oddio. Ma è così difficile da capire? Non ho capito. Guardate, veramente, è una cosa. Mi stanno dicendo delle cose terribili, orribili, per avere dato una risposta. Tra l'altro, una persona che io Sì. normalmente non seguo su Borghi. Twitter è Borghi. Ma quando ha detto che già stavano festeggiando, ed è vero perché la segretaria del PD si era già presentata e quindi stavano festeggiando per la vittoria, mi è uscito di getto il fatto, siccome l'ho vissuta molto da vicino questa campagna elettorale, perché ho una mia amica deputata di Forza Italia che si è battuta con tutte le sue forze proprio per l'Emilia Romagna e sapevo di tutti i problemi che loro hanno avuto. Io l'ho vista piangere quando è arrivata l'alluvione, non sapeva che fine avessero fatto i suoi cittadini, che i suoi elettori, i ragazzi, abbiamo visto insieme le immagini che arrivavano del fango, dei fiumi che erano straripati, per cui mi è venuto naturale quando lui ha detto che stavano festeggiando, ho detto, ma se l'avessi potuto dire a voce forse sarebbe stato diverso, ma l'ho scritto veloce, di pancia, dice magari se lo ricorderanno alle prossime elezioni, nel senso che tutto quello che avevano passato con due alluvioni, con il terremoto, erano stati lasciati soli, nessuno aveva pensato alla ricostruzione di quello che era stato distrutto praticamente. E mi è venuto naturale, sì, mi è uscito male, va bene, l'ho detto subito, ma è No, ma io non sono difficile. qua a No, ma è criticarla. difficile trovare delle persone che immediatamente dicano sì, mi è uscita male, scusate, non No, era più in che quel modo che l'ho. altro, sa come cosa. Anche perché l'Emilia Romagna ha avuto talmente tanti soldi, ce li ha storicamente tanti soldi e ne ha spesi pochissimi. Dicono che ne abbia speso soltanto il 10-15% di quelli che avevano. Oh, E per da lì come la si è vedo io, nato però, questa tutto. è un'aggravante, cioè nel senso, è Sì. un'aggravante sul voto, no? Le elezioni come le partite o si vincono oppure si impara dalle sconfitte, no? Cioè, se di fronte a queste che sono secondo me cose oggettive, la popolazione, gli elettori, quei pochi che sono andati a votare, non hanno votato centrodestra, hanno confermato la maggioranza di centrosinistra, vuol dire che il centrodestra non ha fatto arrivare bene il messaggio, no? Probabilmente è vero, ma io non ne facevo una questione. Cioè, per me non era un problema politico in quel momento, per me era un problema umano, che è una cosa diversa. Voi ricordatevi sempre che comunque io sono cioè una persona che la politica non la mastica, io mastico il cuore, non so come spiegarlo. L'umanità per me è molto più importante della politica. Certo. Quindi per me ieri era come dire, ma accidenti, ma non hanno imparato niente, adesso e gli argini, i tronchi dentro i fiumi, le case distrutte, hanno avuto i capannoni distrutti, l'Emilia Romagna io sono emiliana, sono di Parma, si figuri se posso mettermi a No, no. criticare, capito? Però No, no, c'è no. una riflessione va fatta, evidentemente, no? Perché anche per quanto riguarda l'Umbria, evidentemente, chi c'era non ha governato abbastanza bene da poter essere confermata, Ma io non mi probabilmente. guardi, io non mi soffermerei su questo, perché come ha detto lei prima, dalle sconfitte bisogna imparare. Io pensavo che loro avessero imparato da tutto quello che hanno dovuto subire in quest'ultimo anno,
di distruzione sia ambientale che anche psicofisica, ci sono state tante vite perse, quindi credevo che in qualche modo si rendessero conto che chi li aveva governati fino a quel momento forse non li aveva governati benissimo. È tutto lì il problema, non vedo, ma gli altri in campagna elettorale possono, io ho sentito dire dalla Salis che le case vanno occupate, assolutamente, che anche se sono case degli altri, nessuno si è permesso di fare, perché noi della maggioranza non abbiamo questa violenza del parlare, come ce l'hanno loro invece evidentemente, cioè io a sinistra trovo una violenza verbale che è molto molto forte, poi vanno ad attaccare i miei sentimenti più forti, più intimi, mio padre, ma basta. Questa è la cosa che l'ha ferita di più, fare i riferimenti molto, al padre, no? Sì, a papà. A mio padre, sì, molto. Perché si guardassero in casa loro. Cioè, non ho detto una cosa sbagliando, e va bene, ho chiesto scusa subito. Ma me ne trova un altro che chieda scusa? In politica è difficile. Ecco. No. Appunto. Quindi, lasciatemi vivere, lasciatemi essere una persona normale, le giornate possono essere brutte o belle, magari potevo aver avuto una giornata difficile, è uscita male, e allora? Non ha augurato un'alluvione agli emiliani, insomma. Ma stiamo scherzando? È chiaro. Io? No, vabbè, giustamente ha detto Porro ieri sera, bisogna non conoscerti per dire una cosa del genere. Onorevole, grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.